ebook Samsung A60 su cellularemagazine.it con Emilio Ignapiano. Sì, non è un cellulare questa volta, però vi assicuro che è un device portatile molto molto interessante. È un ebook reader, ovvero un libro digitale, però di libri ce ne mettono ben tanti, con nei 2 GB di memoria espandibili con schede micro SD. Partiamo dai menu, così vediamo anche le funzionalità man mano. Questo è l'ultimo libro che abbiamo letto, ci fa vedere in che punto del libro siamo, ovvero pagina 7 su 27. Ora l'abbiamo toccato, quindi si apre. Torniamo indietro al menu. Sensibilissimo lo schermo, come potete vedere. Mi suggeriscono dalla regia che devo premere l'home. E lo schermo è a risonanza magnetica, ovvero il touchscreen è nella parte posteriore del display. Come potete vedere, il display è praticamente visibile e sottilissimo, quindi non avrete l'effetto dello scalino all'interno. Questo costringe però ad utilizzare il suo pennino, perché con altre penne o con altri dispositivi non è possibile attivarlo. Comodità, direi, nel momento in cui ci troviamo a toccare con le dita lo schermo e non vogliamo fare niente se non impugnare il libro. Libri, libreria, note, calendario, dizionario. Il dizionario è integrato, non è online, quindi anche senza connessione funzionerà perfettamente. Musica, è possibile ascoltare i propri MP3, naturalmente free, non dovrebbe essere con nessun DRM. Immagini e impostazioni. Immagini, voglio mostrarvi, nonostante gli 8 livelli di grigio, come praticamente siano ben visibili. Quello che vedete è il refresh, è tecnologia inchiostro elettronico che permette di vedere le immagini così nitide anche con luce diretta, perché praticamente è uno schermo che non riflette luce, quindi anche quando ci troviamo in condizioni al mare o in montagna con luce diretta, in condizioni all'interno con la lampada proprio sul dispositivo, non avremo nessun tipo di riflesso, perché questo tipo di schermo non riflette, e il tipo di tecnologia permette anche di consumare pochissima batteria. Infatti Samsung dichiara oltre 10.000 pagine sfogliate, senza naturalmente gli altri contenuti tipo il lettore di MP3, con una batteria standard da 1500 mAh intercambiabile, quindi nessun problema, ve ne portate 2 batterie. Questo è uno screenshot preso da un libro. Come potete vedere, è possibile scrivere, fare annotazioni e importare ed esportare le annotazioni fatte. Torniamo nell'home, impostazioni, apriamo un libro, apriamo proprio il coniglio bianco. Eccoci qua, stavamo leggendo e stavamo provando. Si può sfogliare le pagine tranquillamente in questo modo. Ci sono le 2 casse, quindi qui 2 fori per ascoltare musica mentre leggiamo, quindi non avrete più bisogno neanche di separare le 2 cose. Nel momento in cui poi vogliamo scrivere, compare il menu, scegliamo la scrittura e facciamo, sottolineiamo, selezioniamo, come se fosse un libro cartaceo. Questo qui sarà possibile importare ed esportare questa parte di contenuto creata. Dimensioni e peso: 119,5 x 171 x 16,3 mm, un peso poco superiore ai 300 grammi, 315 in particolare. Vediamo come è disposto l'hardware: bilanciere del volume a destra, vano per la batteria intercambiabile nella parte posteriore, sotto troviamo jack da 3,5 mm, pulsante di accensione e spegnimento, LED di stato, acceso solo quando si carica la batteria naturalmente, è pensato per risparmiare più batteria possibile, e porta micro USB per sincronizzare e ricaricare. Niente sul lato sinistro. Sulla parte frontale, a slot non aperto, abbiamo i 2 pulsanti per andare avanti e indietro nelle pagine. Invece una volta aperto abbiamo già visto quali sono i contenuti. Nella parte superiore l'alloggiamento del pennino, quindi anche semplice da comprendere, nella disposizione dei tasti molto molto intuitivo. Come dicevamo, c'è espansione con schede micro SD a 2 giga di memoria presenti, supporta gli standard EPUB, PDF e TXT, i più diffusi praticamente.
naturalmente permette di, avendo il supporto PDF, permette di leggere anche documenti PDF anche con immagini, visto che, come avete potuto vedere, le immagini sono presenti. Si accende in soli 12 secondi, quindi pronta alla lettura, lo impugnate, lo aprite e potete già leggere. Arriverà sul mercato circa giugno, si parla di metà giugno, a un prezzo di 349 euro. Sono già stati fatti accordi con diversi venditori online di libri e altri ne arriveranno, e questi sono presenti sul sito. Per cellularemagazine.it, Emilio Vignapiano, da presentazione Samsung E60.